Ah, sto giro non lo faccio, che è il cucù. Bene, bene, bene. Oggi vi parleremo di una vettura della nota casa franco-rumena Dacia. L'obiettivo di questa azienda è stato sempre quello di creare veicoli che abbiano un prezzo molto competitivo sul mercato. Non so se vi ricordate, per esempio, la pubblicità che andava in onda qualche anno fa sulla Dacia Duster, sul primo modello della Dacia Duster, dove una coppia che voleva acquistare un SUV, girando diversi concessionari, si ritrovò a provare la Dacia Duster. Appunto, finito il test drive, rimasero così colpiti da questo veicolo che volevano acquistarlo. Ma quando hanno saputo il prezzo hanno detto no, ci dispiace, non vogliamo spendere molto di più. Quella pubblicità penso che rispecchia perfettamente qual era l'obiettivo e qual è tuttora l'obiettivo, il focus di questa azienda, ovvero costruire veicoli che abbiano un prezzo molto più basso rispetto alla concorrenza. Oggi vi parleremo della Dacia Spring, la prima vettura 100% elettrica di casa Dacia. Ovviamente anche qua il cavallo di battaglia della vettura è il prezzo molto competitivo. Infatti ve lo diciamo già all'inizio della recensione, il prezzo di listino parte da circa 20.000 euro, ma se è vero che stanno tornando gli incentivi e avete un'auto da rottamare, chi lo sa, lo potete portare a casa anche con 9.000 o 10.000 euro circa. Però il prezzo basso sicuramente è dovuto a qualche rinuncia che dobbiamo fare, e quello che vogliamo capire è se le rinunce che Dacia ha dovuto apportare alla macchina per poter fare questo prezzo ci vanno bene oppure no. Ma questo lo vediamo subito dopo la sigla. Beh, diamo uno sguardo più da vicino alla carrozzeria. A primo impatto sembra una vettura più grande di quelle che sono realmente le sue dimensioni. Può sembrare un piccolo crossover, in realtà stiamo parlando di un veicolo di segmento A, quindi è una city car. Infatti le dimensioni della Dacia Spring sono 373 cm per la lunghezza, 1,77 m per la larghezza e 1,52 m per l'altezza. Le linee sono molto moderne, anche dal frontale potete vedere che i gruppi ottici, questa è una prima nota dolente, purtroppo adottano ancora lampadine alogene, diciamo ancora, perché sia nel 2022 che su un'auto totalmente elettrica non è la scelta migliore, e anche se si vuole creare un veicolo economico, insomma, mettere delle lampadine LED è sicuramente la soluzione migliore. Però il taglio che danno i fanali è veramente bello, e ripeto, l'aspetto generale della macchina è moderno. Poi possiamo pure vedere i passaruota un po' bombati che gli danno questo aspetto un po' più robusto, solido, appunto la crossover. Guardando davanti il muso della macchina troviamo la finta presa d'aria, perché ovviamente è un veicolo elettrico, anche se sotto in realtà è veramente bucato, perché troviamo il piccolo radiatore. Per aprire lo sportellino dove c'è la presa per ricaricare la vettura si fa direttamente dall'interno dell'abitacolo. Da qui possiamo accedere appunto alla presa di tipo 2 per poter ricaricare la vettura. Sotto al cofano invece troviamo il motore elettrico. Fa sempre strano vedere il vano motore così vuoto, non siamo abituati. Però qua ci sorge una prima domanda. Magari questo spazio poteva essere sfruttato in diverso modo, magari mettendo anche la ruota di scorta. Un particolare che abbiamo apprezzato molto della carrozzeria sono questi elementi colorati che troviamo sia sugli specchietti che sui portapacchi superiori, e sulla fiancata, continuando, c'è quest'altro elemento che ci ricorda che appunto è un veicolo elettrico. Abbiamo quattro porte e il veicolo è omologato per quattro persone. L'apertura è abbastanza buona, infatti si può accedere sui sedili posteriori anche in maniera abbastanza agevole. Certo, le serrature della macchina, quelle classiche per la chiave, fa un po' strano, è un po' una scelta stilistica che ci ricorda dei veicoli un po' più vecchi, ma ricordiamoci sempre il prezzo di attacco di questo veicolo. Ruote un po' piccoline quelle della Dacia Spring. Qua abbiamo dei copricerchi da 14 pollici in plastica, però hanno un bel design, anche questo nero lucido che va a richiamare anche i parafanghi e altri elementi, è molto bello. I copricerchi da 14 pollici li troviamo su tutti e due gli allestimenti, sia il Comfort che il Comfort Plus, che è il modello che noi abbiamo in prova.
molto bello anche il posteriore, e anche qua ritroviamo questi elementi che danno una bombatura alla carrozzeria, e anche il disegno dei fanali interni con queste Y è molto bello. Peccato che anche qua non troviamo luci LED ma delle lampadine alogene. Aprendo il portabagagli abbiamo una piacevole sorpresa, ovvero la capacità della Dacia Spring è veramente notevole, soprattutto pensando che parliamo sempre di un veicolo che fa parte del segmento A. Abbiamo circa 290 litri di carico, che è davvero tanto. Se abbassiamo i sedili posteriori, anzi in questo caso pure abbiamo un divano perché purtroppo i sedili non sono frazionabili, mentre abbassando il sedile posteriore la capacità di carico raddoppia, arrivando a circa 600 litri. Unico difetto di questo portabagagli, anzi gli unici due difettucci, sono: una è l'altezza della base di carico, che è quasi 15 cm, e il secondo difettuccio è che non c'è una luce di cortesia, quindi quando si caricano le buste da spesa di sera può essere un po' difficoltoso. Ed eccoci all'interno della Dacia Spring. Ovviamente anche qua le pretese non devono essere alte, nonostante questo partiamo dicendo una nota positiva anche. Ci sono alcuni dettagli come questa striscia, le maniglie cromate e altri elementi all'interno dell'abitacolo che richiamano il colore degli specchietti e delle barre che abbiamo visto prima posizionate sul tettuccio, che sono dei piccoli dettagli, diciamo, stilistici che abbiamo apprezzato molto. Guardiamo un attimo gli interni meglio. In basso, vicino al volante, troviamo i comandi per poter regolare gli specchietti retrovisori, sia quello di sinistra che quello di destra, la possibilità di bloccare i finestrini e addirittura possiamo disabilitare i sensori di parcheggio posteriori. Qui sotto troviamo la manopola che ci consente di regolare l'altezza delle luci anabbaglianti, posizione 0, 1, 2, ma è modulabile. Continuiamo parlando un attimo del display, che nella sua semplicità comunque è moderno e raccoglie tutti i dati necessari ed è molto intuitivo. Come il volante ha quattro razze, ha un bel design, è molto comodo da impugnare, e non fatevi trarre in inganno da tutti questi tasti, la maggior parte sono finti, però i comandi al volante reali sono quello del cruise control, non adattivo ovviamente, e la possibilità di resettarlo e mandarlo a zero. Da qua invece lo regoliamo la velocità del cruise control, dall'altra parte invece possiamo attivare i comandi vocali della macchina. Come possiamo vedere, per poter accendere la macchina bisogna usare la chiave classica, e questo movimento ci ricorda appunto l'accensione delle automobili con il classico motore a combustione interna. Andiamo a vedere la parte centrale della vettura. Tutta la parte multimediale la vedremo veramente fra poco. Qui in basso troviamo i tasti necessari per azionare i finestrini, il lato guidatore e il lato passeggero, sfruttare la modalità eco della vettura, vabbè, ovviamente aprire e chiudere la macchina, e le quattro frecce di posizionamento. Abbiamo, per quanto riguarda il climatizzatore, non ci aspettavamo un sistema digitale, anche se sarebbe stato in linea con i tempi moderni. Infatti troviamo le classiche manopole meccaniche. Dobbiamo dire la verità, però si vede che anche qua la qualità non è alta. Ritorniamo al discorso delle rinunce che siamo disposti a fare per portarci a casa questa macchina. Tutti i comandi semplici che conosciamo già: lo sbrinamento dell'1.8 posteriore, l'aria condizionata e il ricircolo dell'aria. Andando sotto troviamo il tasto per disattivare le ESP, quello per disattivare il cruise control, mentre con questo tasto possiamo collegare il telefonino tramite l'app dedicata, che è My Dacia, e poi vabbè, una classica presa a 12 volt. Molto comodo invece abbiamo trovato la manopola del cambio automatico, ovviamente essendo un veicolo elettrico posto al centro del tunnel. Infatti anche se si guida la macchina da poco tempo è facile andare a trovare subito il comando desiderato senza distrarsi dalla guida.
troviamo la neutral per quando siamo fermi, la D per andare in avanti e l'R per la retromarcia, i classici comandi che già sappiamo, ma manca la P del parking. Infatti ricordatevi, quando vi parcheggiate, di inserire sempre il freno di stazionamento a leva meccanica, quella classica. Molto buono lo spazio all'interno della macchina, veramente, come vedete abbiamo tanti cassetti, il vano portaoggetti è veramente veramente profondo, infatti con tutti questi spazi, diciamo, dedicati all'interno della macchina sono di circa 23 litri. Airbag lato passeggero, i sedili sono carini, hanno, diciamo, una forma un po' sportiva e, devo essere onesto, sono abbastanza comodi per quello che è il costo effettivo di questa macchina. Inutile a dirlo, ovviamente tutte le plastiche sono dure e rigide, danno comunque la sensazione di robustezza al veicolo. Anche qua possiamo capire come gli ingegneri hanno dedicato per quanto riguarda la parte costruttiva, per abbreviare i tempi di costruzione, un unico blocco per la parte interna degli sportelli. Piccola nota negativa: il volante non è regolabile in altezza e in profondità, e per quanto riguarda invece il sedile lo possiamo solo regolare in lunghezza ma non in altezza tramite una leva meccanica. Tutto sommato non è difficile trovare la posizione di guida comoda alle vostre esigenze, però mi sento di dire che è sempre un po' limitante, perché la posizione di guida è molto importante, averla perfettamente comoda per le nostre esigenze. Ma adesso guardiamo un attimo come funziona il sistema multimediale. Allora, scendiamo un attimo. Innanzitutto c'è da dire che è compatibile sia con Android Auto che con Apple CarPlay. L'unica porta USB che abbiamo la troviamo qui in alto a destra. A fianco, come potete vedere, c'è anche un jack per le cuffie da 3,5 mm. I pulsanti per regolare il volume sono qua. Lo dico perché magari a primo impatto potreste perdere qualche minuto, non è proprio intuibile quando lo schermo è acceso. Vediamo fra poco, da qua appunto possiamo accendere il sistema multimediale. Quindi, come detto prima, da questa presa USB possiamo collegarci al nostro smartphone, in questo caso un Android. Lettura dispositivo USB in corso fatto. Come vedete è molto molto veloce nel riconoscere i dispositivi. Questa è una cosa che abbiamo notato della Dacia Spring ed è una cosa che abbiamo apprezzato veramente tanto. Il sistema multimediale, come potete vedere, richiama quello dei classici modelli Dacia a cui già siamo abituati, e veramente il sistema è veloce, è una cosa che veramente abbiamo apprezzato tanto. Ovviamente non abbiamo molti comandi, quelli essenziali come il navigatore, in questo modello abbiamo anche le mappe già preinstallate. Andiamo a vedere un attimo il sistema Android Auto. Qui in basso a sinistra possiamo accedere, diciamo, al menu e appunto scorrere e vedere tutte le app a cui siamo abituati, come Maps, attivare i podcast, ma lo stesso Spotify per sentire la musica, messaggi, chiamate, eccetera eccetera. Andiamo un attimo di nuovo su Dacia, vediamo com'è la navigazione del sistema. Ok, il display sicuramente non è ad alta risoluzione, sempre per ricollegarci alla questione che questo è un veicolo molto economico. Però una cosa che non ci è piaciuta qual è? Sicuro bella la fluidità, abbiamo già detto che il sistema è molto veloce, secondo noi proprio per questo motivo meno roba c'è, più il tutto funziona meglio. Ma quello che non ci è piaciuto è che lo schermo non è multitouch. Possiamo anche decidere di andare a spegnere il display, la visibilità, insomma, se ci dà fastidio, da questo tasto buio, e riattivarlo. Vi faccio sentire un attimo com'è il sistema multimediale, quindi come sono le casse.
legge il vostro dispositivo in maniera veloce, tutto il sistema è fluido, veramente forse uno dei migliori che abbiamo provato a livello proprio di navigazione, di fluidità di sistema, è super veloce nel riconoscimento di tutto, certo molto spartano in linea con tutta la macchina, con tutto quello che abbiamo visto finora, ma ripetiamo, questa è una vettura essenziale, quello che vi serve c'è e quello che c'è funziona bene senza troppe pretese. Vediamo un attimo com'è adesso essere dei passeggeri sui sedili posteriori. Allora, la prima cosa che noto è che comunque, anche se è un veicolo elettrico, la pedana è abbastanza bassa e infatti le ginocchia sono in una posizione molto comoda visto il segmento. Anche se è un veicolo del segmento A, il tettuccio è abbastanza alto, quindi tutto sommato se non siete persone, quindi nel complesso se non siete persone troppo alte, essere passeggeri all'interno della Dacia Spring può essere un viaggio non traumatizzante, anzi. Le classiche chiusure della macchina meccaniche e qua possiamo vedere che lo sportello è uguale a quello anteriore. Ricordiamo che la macchina è 4 posti. Ok, quali sono le prime sensazioni mettendosi al volante della Dacia Spring? Sicuramente la mancanza di poter regolare il sedile in altezza si sente, perché non si può manco sfruttare l'altezza che ha questo veicolo. Continuiamo parlando dello sterzo. Questo può essere sia un pro che un contro della macchina, perché parlando del pro è veramente molto leggero. Soprattutto per le manovre da fermo in città è facilissimo da usare. Ricorda molto la modalità City che hanno le Fiat, che rendono la sterzata ultra leggera, diciamo così. Il contro qual è? È che non è per niente preciso. Lo si nota soprattutto nell'impostare le curve, che non trasmette una sensazione di sicurezza, appunto. Ma rimanendo nell'ambito cittadino e se non si adotta una guida sportiva, va bene per il lavoro suo. Dopotutto ricordiamoci sempre su quale veicolo ci troviamo e quanto costa. Il display del sistema multimediale, come l'abbiamo già visto prima quando abbiamo parlato dell'infotainment, purtroppo devo dire che sotto i raggi del sole diretti è poco intuibile, non è più molto leggibile. Parliamo un attimo anche delle prestazioni, perché erano, diciamo, una di quelle cose che mi avevano lasciato un po' in dubbio prima di provarla. La Dacia Spring monta un motore da 45 cavalli e una coppia di 125 Nm. 45 cavalli effettivamente sono un po' pochini, pensando che è una potenza che adottavano le macchine 30 anni fa. Però ricordiamoci che ci troviamo su un veicolo elettrico e quindi per l'uso in città va benissimo. Certo, non avremo un'accelerazione da 0 a 100 fulminea, ma fa niente. Ricordiamoci che ci troviamo su un veicolo elettrico, quindi la coppia che il motore trasmette a terra fin dai bassi è ottima per l'uso cittadino. Non è un veicolo con cui adottare uno stile di guida sportivo, questo è sicuro, anche per la poca precisione dello sterzo che abbiamo accennato prima e anche per le sospensioni che sono morbide, soprattutto sulla parte anteriore. Diciamo, è un veicolo che tende molto a sottosterzare. Per le ripartenze in città al semaforo va benissimo e possiamo dire addirittura sì, possiamo dire che è brillante, da 0 a 50 si comporta benissimo. Superati i 50-70 km/h, visto proprio la bassa potenza del veicolo, perché comunque la coppia viene data quasi tutta subito, dopo questa velocità pensateci più di una volta prima di fare un sorpasso. Già una manovra difficile di per sé, questo non è un veicolo con cui potete affrontarle su strade extraurbane sorpassi in maniera più tranquilla. Già che parliamo anche un attimo della velocità massima, che è di 125 km/h, anche se noi come al solito ci divertiamo a fare la Roma-L'Aquila, l'autostrada, e così testiamo anche meglio tutti questi veicoli elettrici che vi stiamo portando sul canale, e
sarà che eravamo in discesa, c'è stato un momento che ha raggiunto i 130. Certo, la sensazione a quelle velocità non è delle migliori. Noi abbiamo in prova la Dacia Spring Comfort Plus. Rispetto alla versione base ha anche la retrocamera e i sensori di parcheggio posteriori. Quindi, parlando di autonomia, noi oggi abbiamo fatto il nostro consueto viaggio da Roma all'Aquila, perché ci sta piacendo provare questi veicoli elettrici anche su strade extraurbane, come giusto che sia, per un percorso di 100 km, una velocità media di 80-85 km/h in modalità eco, che porta la velocità massima da 125 a 100 km/h, siamo arrivati con metà della batteria, precisamente siamo arrivati al 48%. Quindi possiamo dire che con queste caratteristiche si possono fare a piena carica circa 200 km in autostrada. Autonomia che aumenta ovviamente se rimaniamo sul circuito principalmente cittadino a circa 260 km di autonomia. Beh, che dire, anche con 45 cavalli, se volete, vi può far divertire questa Dacia. Certo, come abbiamo già detto, però lo sterzo non è tanto preciso e nelle curve è il suo punto debole. Però, se volete avvicinarvi al mercato della mobilità elettrica e non volete spendere tanto e non avete molte pretese, beh, la Dacia Spring è perfetta. Ripetiamo, per l'uso in città va benissimo. Anche l'autonomia è davvero buona, però sconsigliamo vivamente l'utilizzo in autostrada e su strade extraurbane per quanto è possibile di evitarle. Non tanto per una questione di autonomia, ma per una questione proprio di efficienza e di sicurezza in generale. Le concorrenti sono tante e anche qua vi rinvitiamo a guardare i video che abbiamo fatto delle precedenti vetture elettriche. Se siete intenzionati ad acquistarla, il nostro consiglio è di prendere l'allestimento Comfort, quello base. Per l'utilizzo prettamente cittadino, diciamo che il Comfort Plus è quasi inutile. Per quanto riguarda la ricarica, appunto, se voi non fate molti chilometri al giorno, potete utilizzare anche tranquillamente la presa domestica e ricaricandola ogni sera state sempre coperti. Sì, i tempi di ricarica sono lunghi, ma se fate pochi chilometri al giorno va benissimo. Sicuramente il prezzo può diventare ancora più allettante se effettivamente ci saranno di nuovo gli ecoincentivi e avete un'auto da rottamare. In quel caso pensiamo veramente che la piccola Dacia potrebbe vendere tanto, ma senza ecoincentivi o altro, vabbè, a 20.000 euro circa, spendendo poco di più, si possono trovare soluzioni full electric sempre migliori. Voi cosa ne pensate della Dacia Spring? L'acquistereste? Vi è piaciuta? Fateci sapere qua sotto nei commenti se avete altre curiosità e noi ovviamente come sempre vi risponderemo. Ci vediamo alla prossima video recensione, un saluto da Stefano, dall'Aquila e come sempre dalla regia.